Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo in compagnia del professor Vincenzo Villella che oggi qui al Chiostro Letterario a Lamezia presenta il suo libro Genti e Paesi del comprensorio Lametino, un libro molto interessante, pieno di immagini, di foto, ma soprattutto di documenti rari e storici che ripercorrono non soltanto il comprensorio Lametino ma anche paesi come Nocera, Conflenti, e c'è davvero una ricerca storica encomiabile. Professore, ci vuol dare qualche informazione in più, qualche chicca proprio su questa sua ultima opera, su Ultima Fatica, che davvero è un volume unico nel suo genere? Sì, diciamo che questo è una biografia del territorio lametino, sia della montagna che della pianura. Infatti il libro è diviso in tre parti. La prima parte riguarda la montagna, il denudamento, il disboscamento, gli abbandoni rurali e poi la sistemazione idraulico forestale negli anni 50 ad opera del Corpo Forestale dello Stato. La parte centrale del libro invece riguarda i comuni del Lametino e la terza parte riguarda invece la pianura, da quando era paludosa fino ad oggi. Questo libro è rivolto soprattutto alle comunità locali, spingendole a conoscere e a salvaguardare il patrimonio storico-culturale e ad amare la propria identità. I nostri paesaggi, sia montani che della pianura, sono dei beni comuni necessari per far uscire il nostro territorio dalla crisi della modernità. Io sostengo che non c'è niente di più moderno che l'eredità antica dei nostri paesi. È un'affermazione forte forse questa, non c'è niente di più antico che l'eredità antica dei nostri paesi, ma il libro è rivolto soprattutto ai giovani perché prendano coscienza di questo patrimonio, se ne facciano custodi e non soltanto semplici spettatori. Quindi il libro vuole spingere a leggere, ascoltare, amare il paesaggio e spingere i giovani a cercare una via per una nuova etica di abitare il territorio. La chiamo ecosofia, la nuova saggezza per una spiritualità della terra. Ricordo quella frase famosa del capo indiano Capriolo Zoppo al presidente degli Stati Uniti d'America nel 1854: non è la terra che appartiene all'uomo, ma è l'uomo che appartiene alla terra. Qualunque cosa viene fatta alla terra, qualunque cosa capita alla terra, capita anche ai figli della terra. Recentemente ho letto un bellissimo libro di un poeta francese, Patrice de la Tour. Il libro è intitolato La ricerca della gioia. Dice questo poeta: i paesi che dimenticano la propria storia e le proprie tradizioni sono destinati a morire di freddo, cioè a perdere la propria identità fondativa. Di fronte alla barbarie di oggi, io sostengo che il più efficace antidoto sia proprio il recupero della nostra storia, perché come c'è scritto sulla porta della biblioteca del Congresso americano a Washington, il futuro ci sta alle spalle. Il futuro del nostro territorio non sono industrie che non ci saranno mai, ma il futuro è alle nostre spalle, nella nostra storia, nei nostri beni archeologici e culturali che dobbiamo valutare e rivalutare e salvaguardare.